vero che tutti soffriamo su questo pianeta Terra a causa di questo nemico che è dentro di noi e che ci allontana da Dio. Eravamo nel mondo spirituale, eravamo con Krishna, eravamo con Dio, eravamo perfettamente felici, abbiamo pensato di vivere senza di Lui, siamo venuti qui e adesso l'amore per Lui è diventato invidia verso di Lui. Se noi ci pensiamo bene, no? Guardate questa invidia verso Dio come si proietta verso gli altri, tutti i giorni, come si proietta verso gli altri. Se qualcuno fa qualcosa che non ci piace, immediatamente lo attacchiamo, immediatamente lo aggrediamo, no? Cosa hai fatto? Come ti sei comportato? Immediatamente, perché c'è questa invidia, qualsiasi persona che non soddisfa i nostri sensi diventa un nostro nemico e siamo pronti a dichiarare guerra, grandi guerre, piccole guerre, no? È vero o no? Questa è la realtà del mondo materiale. Ora, questa invidia, questa competizione, questo senso di conflitto che abbiamo verso gli altri è per il conflitto originale verso Dio. Perso questo sentimento, inizia una vita di gioia, una vita di liberazione, di amore verso tutti gli esseri viventi. Quindi questo è il messaggio della Bhagavad Gita. Vedete Srila Prabhupada come è puro, come è pronto a fare qualsiasi cosa per servire gli altri. Quindi io vi faccio una domanda: chi è il nostro maestro spirituale? A chi apparteniamo noi, se non a colui che ci ha salvato? Punto di domanda. Quindi, e noi siamo legati mani e piedi a Srila Prabhupada per sempre. Ogni giorno noi ci sediamo qui, un'ora fa, prima di sederci qui, avevamo già debito con lui. Adesso il debito è aumentato perché abbiamo sentito le sue parole. E più andiamo avanti, più aumenta il debito. Non abbiamo speranza noi. Siamo sempre più obbligati a lui, ogni giorno di più. E Krishna osserva i conti, e vede quanto siamo in rosso nei suoi confronti. Non possiamo scappare. E siamo felici noi di questo, non è che ci dispiace. Allora, vi ringrazio per l'ascolto, siete molto gentili, sono le 9:30, quasi 35, e 30, scusate, 30:27, ci sono 3 minuti, no? Allora, Luciano, la domanda? Qualche altra domanda? Franco? Nessuna domanda? Franchino? Franchino? Qualche commento? Qualcosa da dire? Allora, ci prepariamo. Ma c'è altro prova? Certo. Ma c'è altro prova, uno dei primi devoti italiani che ha distribuito la Bhagavad Gita in Italia. Discepolo di Srila Prabhupada, arriva da Genova, uno dei primi devoti che ha distribuito la Bhagavad Gita in Italia. Un servitore della Bhagavad Gita. Allora, grazie a tutti per la vostra attenzione, siete molto gentili, grazie a quelli che ascoltano via internet, diciamo sempre. Allora, buona continuazione del programma. Srila Prabhupada ki jai, Granta Raj, Srimad Bhagavad Gita ki jai.